Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Oggi giocheremo al livello Pulisci il Tempio. Eccoci qui. Vi ricordo subito di mettere un mi piace se il video vi sta piacendo, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e di condividere il video a coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di videogioco, questo simulatore di spruzzino essenzialmente, questo simulatore di lavaggio elettrico di varie cose. Accanto alla mia fattoria vive un ordine di monaci simpatici e gentili che hanno fatto il voto del silenzio. Il loro tempio, però, è coperto di letame da cima a fondo. È una storia incredibile, poi te la racconterò. Il fatto, in pratica, è che al momento non sono qui e ho pensato che sarebbe stato un bel gesto, da brava vicina, far ripulire il tempio in loro assenza. Così, al ritorno, troveranno nuovi stimoli e nuova energia. Ne hanno un gran bisogno, beh. A me basta che mi paghi e poi faccio tutto quello che vuoi. Quindi andiamo a vedere i dettagli velocemente, così tac, il messaggio della missione e iniziamo il lavoro. Potrebbe essere lunga come cosa, 750 dollari, insomma. L'obiettivo di questa mappa, tra l'altro mi è andato via il volume dalle cuffie. Ok, ora è tornato. L'obiettivo di questa mappa è una cosa un po' particolare. Vedete quello gnomo là sul tetto? Ecco, dobbiamo far sì che rimanga sul tetto. Quindi, allora, dovrebbe esserci un ponteggio qui da qualche parte. Eccolo là. Andiamo a pulire subito il tetto. Prendiamo anche la scala. Quante scale ci sono? Vabbè. Andiamo. Oh, guarda qua che... Che movement! Che movimenti incredibili! Ormai è diventato un master questo tipo. Allora, mettiamola lì. E puliamo il tetto senza farlo cadere, cercando di non farlo cadere. Allora, da dove comincio? Lei ci deve raccontare il motivo per cui questo tempio è stato ricoperto di letame. Beh, saprai già tutto sulla nuova condotta idraulica del sindaco, che devierà l'acqua del fiume verso una struttura mineraria segreta. Tra l'altro ho paura di colpirlo con l'acqua nello gnomo, perché non so se possa cadere. Ok, non voglio colpirlo troppo, lo gnomo, per essere sicuro di non buttarlo giù. Ho paura che potrei buttarlo via con il getto d'acqua. Ecco qua, stiamo attenti. Ecco fatto. Come sempre vi ricordo che durante la pulizia parlerò poco per farvi godere appieno del rumore ASMR di questa idropulitrice. E della vista dello sporco che se ne va via. Ok, stiamo attenti qui a non colpire un gnomo. Ok,
Manca ancora qualcosina, la decorazione sul tetto. Dai, decorazione sul tetto, porco cane. Ole, quella è fatta. Il colmo del tetto deve essere fatto meglio e qui manca qualcosa. Cosa manca quel colmo? Ah, guarda lì, guarda lì. Serve la scala di nuovo. Ok. No! Allora, una cosa che si potrebbe fare è uscire dal tempio e rientrare per rimettere lo gnomo sul tetto. Ora però so che colpendolo con l'acqua lo gnomo va giù. Vediamo se poi uscendo e rientrando lo gnomo si rimette su. A questo punto finiamo la pulizia. Tanto a voi non interessa sapere se a me l'obiettivo si sblocca oppure no. Nel caso esco e rientro. Proprio poco prima di completare il lavoro.
Disperato, l'abate ha mandato tutti i monaci in pellegrinaggio nella speranza che questo supremo atto di fede possa cambiare le cose. Attenzione. Non ho idea di dove siano diretti, so solo che hanno portato con loro un incredibile. Non ho finito di leggere.
Comunque, in loro assenza, qui si è abbattuto un furioso tornado. La maledetta tromba d'aria ha sollevato tutto il letame fresco dalla mia fattoria e lo ha scagliato sul tempio. Aia.
Immagino lo sconforto dei monaci se al loro ritorno trovassero il loro tempio completamente ricoperto di cacca di vacca. Beh, effettivamente. Lo interpreterebbero come un segno, non credi? Sì.
Così ho pensato di far lavare tutto e di dire loro che il tornado ha dato al tempio una specie di sacra pulita. Ok. Un piccolo miracolo segreto che rimarrà tra noi due.
Ok, sono uscito e rientrato per far sì che lo gnomo tornasse sul tetto. Ed ora facciamo l'ultimo pezzo. Che è questo contrafforte che mi manca. Devo capire cosa mi manca di questo contrafforte. Ecco fatto. Sai che non è molto allettante, ma non resti un po' di tempo per ripulire il mio bagno pubblico abbandonato? Ecco anche l'obiettivo dello gnomo, che è là sopra. Abbiamo un po' cittato, per fare questo obiettivo. Comunque, guardiamo il timelapse. Ecco fatto. Oh cielo, mi avevano detto che eri impareggiabile, ora lo penso anch'io. Il tempo è immacolato. Il tempio è immacolato. Ora avranno motivazioni sufficienti per continuare a lavorare gratis in fattoria per chissà quanti anni. Grazie ancora. Perfetto, ho completato anche questo. Nel prossimo episodio andremo a comprare, o meglio, io andrò a comprare off-screen, l'idropulitrice più potente di tutte. E andremo a pulire le prossime cose. Faremo o la casa sugli alberi o il bagno pubblico, vedremo. Grazie a tutti per aver seguito questo video. E vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Per la Shortspear è tutto, al prossimo video!